Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Gas Station Simulator e desidero ringraziare Joanna, una degli addetti insomma alle pubbliche relazioni di questi produttori, di questi sviluppatori, per avermi segnalato la presenza della demo. Il gioco uscirà entro il 2020 e diciamo che ho deciso di portarvi la demo perché mi è piaciuta, seppur molto, moltissimo limitata, però diciamo che ho già un accordo con cui io ora vi porterò la demo in questo video speciale di domenica che non era pianificato e entro fine anno, con l'uscita del gioco, andremo ad analizzare la versione definitiva di questo titolo. La zona ricorda un pochino quella del Gran Canyon, insomma un po' magari anche più verso il Messico, insomma, dove noi veniamo rilasciati, qua sembra una schermata di caricamento, in realtà poi ci possiamo muovere. Andremo a giocarla tutta la demo, in modo da potervi mostrare un pochino come funziona. Allora, tasto sinistro per interagire, andiamo. Ciao cugino, grazie per avermi ascoltato, insomma, ascolta, sono occupato ma è tutto molto semplice, la stazione è avanti. È un casino, c'è tutto comunque messo in magazzino per fare una giornata, non andrai in mancanza di merce. C'è un festival o qualcosa in città, così le persone verranno alla stazione di servizio, ci sarà un alto traffico nel pomeriggio, molte persone vabbè arriveranno qui dalla città. Ti manderò dei consigli via mail. Attualmente vabbè, cerca di battere il mio record di vendita giornaliera, vabbè, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo andare a vedere questa, che è il pullman, ci ha lasciato qua lungo la strada. Questa è la stazione di servizio che andremo a gestire e la prima cosa che dobbiamo fare è pulire. Quindi andiamo al computer, vedete che qua c'è varie cose, tra cui i mobili e le varie cose che non riesco a leggere, che sono bloccate nella demo. Qua abbiamo i guadagni, gestiremo tra attività, il rifornimento di carburante e la vendita, il garage, insomma quello che gestiremo è questo. Abbiamo la possibilità di leggere le mail e poi di acquistare. Al momento ci sono poche cose da acquistare, vedete qua manca il tablet, la camera o il pennello e anche il badile. Abbiamo la scopa che ci viene regalata, quindi la acquistiamo. A questo punto possiamo andare a fare quello che si faceva già in House Flipper. Ci sono tre stati di pulizia, il lurido, proprio lo traduco così, filtri, lo sporco e il pulito. Quello che facciamo ora è andare a selezionare la scopa e pulire le impronte. Una volta è molto bello il fatto che comunque si va ad urtare anche altri oggetti. Comunque vabbè, si pulisce un po' tutto, lo facciamo anche piuttosto rapidamente. Bisogna continuare a cliccare, quindi è un clicker in questo caso. Allora, si pulisce bene il tutto e poi potremo pulire dalla spazzatura e poi inizieremo finalmente a servire i clienti. La cosa che ho apprezzato molto di questo gioco è che vabbè, ci ha dato il task completo, quindi direi che possiamo passare oltre. Allora, prendiamo, liberiamo le mani e andiamo a buttare questi. La cosa interessante è che quando poi la gente entrerà in stazione di servizio, il pavimento si sporcherà e subiremo anche dei commenti da parte loro di quanto faccia schifo la nostra stazione di servizio. Il gioco non è assolutamente male, perché mi piace soprattutto la fase in cui si va a vendere, a fare il registratore di cassa, non che io non lo faccia già nella vita reale, però mi ha stupito. Adesso poi andremo a vedere. Mi ha dato il task completo, ma scusate, ma io non ce la faccio a lavorare con i sacchi di spazzatura in negozio, quindi direi che dobbiamo aspettare i clienti. Nel frattempo possiamo andare a pulire anche i bagni, ci sono i bagni, quindi magari buttiamo via questa spazzatura qui e poi puliamo anche il pavimento velocemente. Poi arriverà la gente e dovremo fargli non il pieno, ma dovremo fare un mini gioco dove dovremo riempire di quanto ci hanno chiesto. Allora prendo la scopa, the broom, e puliamo. Sì, fa paura comunque anche pulito sto posto. Comunque vabbè, bisogna pulire le pareti, cosa che non potremo fare, ma va bene. Allora intanto abbiamo pulito, non c'è gente ancora, quindi ah no, eccoli che arrivano, quindi libero le mani e andiamo a fare il rifornimento. Buongiorno, inizio da lui, che è arrivato prima. Prendo la pompa
Vado, faccio benzina. Ok, qua intanto. Ok. Ok, vedete, dobbiamo stoppare nel momento in cui lui ci dice. Lui vuole un tot di carburante e noi dobbiamo farlo il più preciso possibile. Noi stoppiamo. Ok, a posto, grazie. Arrivederci. Salve, quanto faccio? Ok. Ok. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Va bene. Ora dobbiamo, la gente ora dopo aver rifornito potrebbe entrare in negozio e vedete che qua abbiamo delle scorte, abbiamo della birra, insomma abbiamo varie cose, tabacchi, sigarette, insomma roba varia, e gelati, lattine, abbiamo un po' di tutto e la gente verrà a comprare qui, però intanto è proprio lurido davvero il posto qua, quindi magari lo puliamo un attimino, giusto aspettando che arrivi la gente. La cosa bella è che c'è anche un campo da basket dove possiamo intrattenerci e da quanto ho capito sembrerebbe essere anche un gioco d'azzardo dove noi spendiamo 5 dollari ogni palla e ne vinciamo 10 ogni canestro. Allora, intanto posso buttare anche queste cose che vabbè adesso arriveranno i clienti, quindi scusi ma ok, clienti non arrivano, arriverà qualcuno qui ora, ma onestamente non ho trovato il campo da basket, quindi dovrei andare a vedere dov'è. Poi c'è anche la parte di là del workshop che andremo a vedere dopo. Avremo modo di fare tutto in questa demo. Anche qua qualcuno ha parcheggiato perché c'è un piccolo parcheggio qua. Poi non vedo l'ora comunque di vedere il gioco finale dove si sbloccherà anche tutta la parte amministrativa. Onestamente io il campo da basket non ho mica trovato. Comunque, vabbè, adesso che se ne frega, non siamo qua a giocare a basket, siamo qua a vendere e fare soldi. Salve, buongiorno, a lei ha comprato? Sì? Questo è veramente uno spettacolo, il minigioco qui del... Vabbè, lei compri con calma, faccia con calma. Tanto c'è qualche problemino qua nel buttare. Ok. Sì, allora vedete che qua, una volta che il cliente arriva qui, possiamo col tasto shift trascinare il rullo, prenderlo, bip, e lì. Ogni volta che noi invece sbagliamo e finisce direttamente nel carrello, lui lo porta via senza pagare. Non possiamo, se ha oggetti uguali, spararlo più volte, ma dobbiamo sparare ogni singolo oggetto. Poi ovviamente è questione di vostra coordinazione prendere al volo gli oggetti. E arrivederci, grazie. Mi hai salvato la vita. Sì, vabbè, va bene. Ok, va bene. Serviamo tre clienti e poi andremo avanti con... Intanto la gente arriva copiosa. Sì, salve, lei cosa le posso dare? Vuole una lattina? Due lattine? Ok, le farò vedere quanto sono un cassiere efficiente. Arrivederci. Sì, le ho salvato la vita anch'io. E il tizio che la punta dietro? Ok. E lei compra solo una lattina? Tutto qui? No, due lattine. Olà. Ok. Cos'è? Ha un negozio? Beve come un pazzo? La cola rosa? Grazie. Salve, lei signora? Cos'è? Cosa mangia lei? Una bottiglia di vino? Due bottiglie di vino? Olà, ma no. Cioè, va bene. Arrivederci. Ok, ora andremo a vedere il terzo lavoro di cui si occupa la nostra stazione di servizio, che è quella della riparazione auto. Adesso non so come funzioni la logica americana, comunque come vedete in alto a destra ci dà la possibilità di fare appunto il minigioco del basket, se mai trovassi il adesso vi spiego io, se mai trovassi il canestro per poter giocare. Lì c'è il magazzino che non è attivo per questa partita, per questa demo. Le auto fanno il giro ed entrano qua e noi andiamo a riparare. Dobbiamo fare attenzione perché vedete che qua dietro ci sono anche altre cose, poi non so se saranno interagibili, però dovremmo anche mettere via le cose che ritiriamo rotte dalle auto. Quindi qua le scorte, come ci diceva nostro cugino, basteranno per tutto il giorno, quindi andiamo avanti senza problemi, ma quando avremo di fronte la versione finale del gioco
Mamma mia, che brutto questo espositore di pasticcini, di ciambelle. Dovremo rifornire giorno per giorno. Ok. Adesso arriverà l'auto, forse, un'auto da riparare. E noi la ripareremo facendo vari lavori. Si parla di... Allora, qua... Intanto ci sono degli oggetti cliccabili, ma non si usano. Almeno nella demo non si usano. Interverremo per quanto riguarda... ecco la macchina che arriva. Per quanto riguarda specchietti, gomme e righe sulla carrozzeria. Ora, il cliente scende. Ok. E attiveremo il minigioco. Cliccando qua attiveremo proprio il minigioco. Premendo lo shift, allo scadere del timer, dovremo vedere di che lavoro ha bisogno. In questo caso ha bisogno di una gomma che è a terra. Quindi ne prendiamo una. Vedete che fisicamente esce. Adesso qualche problema a tirarla via, ma... Ok, e in questo caso, come Car Mechanic Simulator, in modo molto meno tedioso, togliamo la gomma, montiamo la nuova e poi andiamo a riavvitarla. Io l'avvito un po' come andrebbe fatto, ma in realtà... Poi vedete che la gomma è andata, resta lì, dobbiamo spostarla perché magari ci dà fastidio. Andiamo a vedere, ok, dobbiamo scansionare i graffi, cioè fare i graffi, quindi dobbiamo rifornire anche questa colla qui, questa pasta abrasiva. Con cui cancelliamo le righe dalla macchina, insomma, non solo l'aspira tutto per le righe dalla macchina, citazione ovviamente. Allora, abbiamo ancora da fare qualcosa, infatti qua abbiamo gli specchietti, cosa che magari si fa in America, in Italia non mi pare. Si va a tutti che rompono questi specchietti bruttissimi e montiamo il nuovo. A questo punto il cliente è a posto, ci paga, ci abbiamo messo un minuto, non è stato un gran tempo a dire la verità, però il cliente è contento, ci ha pagato $24 e abbiamo riparato l'auto e lui se ne va. Task completato. Ora abbiamo il compito di battere, qua finirà la demo, di battere il nostro cugino nelle vendite. Quindi in 14 minuti dovremo fare oltre $400, ne abbiamo già fatti 108, però insomma dobbiamo essere molto efficienti. Quindi a questo punto prendiamo la pompa di benzina, gliela andiamo a fare rapidamente, cerchiamo di fare il tutto più rapidamente possibile, perché questa è una situazione che io vivo quotidianamente. Siete da soli e dovete servire tutti i clienti, quindi ce n'è uno lì, l'avete rifornito, ne sta arrivando un altro, qua non c'è nessuno, quindi gestiamola tranquillamente. Questo qui ha fatto benzina, ma sta andando poi dentro per comprare cose, quindi salve, a lei quanto faccio? Solito, cioè vogliono sempre meno di $10 o litri, insomma, adesso non so se sono litri, no, penso siano litri, perché comunque mi pagano di più. Ok, gli hanno fatto un po' di più, che faccio, lascio? Va bene, il tizio qui adesso sta facendo la no, non so dove sia andato. Comunque, benzina l'abbiamo fatta tutte e due le auto. E pian piano stiamo arrivando a fare la cifra che ci serve. È andato in bagno il signore? Ah sì, è andato in bagno, ok. Posto, tutto bello pulito. Vedete come, volendo, noi adesso non è previsto nella demo, insomma, però dovete... pulire, insomma, tenere pulito, perché poi la gente rilascia i commenti. Credo che questo sia un gran sarebbe un gran gioco se appunto il fatto del giudizio degli utenti fosse veramente importante, e soprattutto sarebbe un gran gioco, upa, l'ho rischiata, sarebbe un gran gioco se ci fosse la possibilità appunto di non tenere questa stile, diciamo, da scappato di casa, con questa decadente officina, gas, stazione di rifornimento, ma si potesse far diventare un qualcosa veramente di bello, insomma. Poi non lo so, perché questo è un pochino la stessa grafica di tanti giochi di questo tipo, da Drug Dealer Simulator, piuttosto che non so, mi viene in mente, me ne vengono in mente altri, i simulatori di gestione di metropolitana e tanti altri, che sono delle grafiche che comunque non sono belle o che comunque si prestano bene per ambienti molto sporchi e così via, e quindi mi chiedo se mai sarà così la possibilità di far diventare una cosa veramente di lusso. Cioè, lo stile grafico a me non dispiace, però diciamo che si presta, cioè per lo più si vedono cose tipo strade sporche o così, saranno magari degli asset già preconfezionati,
però non mi dispiacerebbe. Se invece sarà sempre una gestione così, diciamo un po' da scappato di casa, mi dispiacerà un pochino. Ah, ho rotto anche lo spiccato di là, questo è il primo che mi capita, onestamente. Ok, le costerà un po' di più, perché devo tagliarmi. Ok, buon, a posto. Auto fatta, prenda, vada via, mi paga poi quando può. Ci sarà gente dentro. Infatti, due che aspettano. Scusate, adesso vi servo tutti. Questo bellissimo biscotto messo, e anche questi due muffin messi igienicamente in questo sacchetto. Arrivederci. Sì, le ho salvato la vita a colpi di muffin e biscotti. Va bene. Lei invece cosa mi compra? Lei fuma, E mangia i muffin. E mangia le ciambelle. E mangia un altro muffin. E un'altra ciambella. E poi fuma come una turca. E poi però dopo si mangia altri due muffin. Sti cazzi. Ok. Sì, c'è qualcuno che ha bisogno? Sì, cosa le faccio? Pieno? Ok. E quello che appunto voglio sottolineare è che il gioco non sarà solo questo. Il dubbio è quanto profondo sarà, e quello poi io mi prometto di farvelo vedere nel momento in cui il gioco uscirà e lo sviluppatore poi mi contatterà, come siamo già d'accordo. Vedete, ha comprato tutta quella marea di ciambelle, adesso prende la macchina e se ne va. Salve, posso esserle utile in qualche modo? Io non capisco perché ogni tanto poi non me lo trascina via. Comunque vabbè, butto via. Sì, buongiorno, qua no, per cortesia, non so se ci saranno i ladri, insomma son domande che a cui non so dare una risposta. Ah, lei non ha trovato quello che cerca, ok, o deve andare in bagno, non lo so. Comunque sta arrivando altra gente, noi dobbiamo battere il nostro cugino, siamo appena oltre la metà di quello che dobbiamo ottenere. Intanto adesso sta arrivando un'altra auto, questo sta comprando del vino, questo è un altro che arriva. Bene, dai, allora la musica è bellina, anche l'ambientazione proprio di desolazione, di disagio volendo. Allora, poi il fatto di dover rifornire, magari aggiungeranno altre attività, non lo so. Uscirà entro quest'anno, c'è scritto oltre il 2020, quindi sì, la servo subito. Ha una sola bottiglia di vino lei? No, due. Anche un gelato. Arrivederci, arrivederci. Quanta gente? Beh, fuori abbiamo già rifornito. Si sta riempiendo, ormai la gente arriva dalla città, ha finito il festival, vengono, poi le ore passano, comunque c'è il ciclo giorno-notte, quindi... Sì, una ciambella questo è. Bravo, condivido con lei, bravo. Ok, c'è una... me lo ricorda lì, c'è un'auto in garage, aspetterà perché io sono qua da solo, non è che... Non so neanche se si possa prendere qualche dipendente. La cosa che mi aspetto sempre da questi giochi è che abbiano almeno un certo livello di difficoltà, cioè non sia magari, faccio un esempio che non calza molto, però un Farming Simulator, dove se sai che pianti uno guadagni 1,5 e quindi sei in guadagno continuo e non hai l'incertezza. Io vorrei che qui magari, che so, le gomme magari non ne ordino tante, perché magari, vabbè che le gomme non è che vanno a male, insomma, però almeno capire, amministrare bene magari l'alimentare, a parte di ordinare un tot, e in modo da poter avere anche una minuscola possibilità di fallimento. Adesso eliminiamo le righe, perfetto, e poi ha rotto lo specchietto di là, quindi vedete che bello che finiscono, quindi vanno riordinati. Infatti a fine demo potete smettere di giocare o continuare fino a finire completamente le scorte. Che altro c'è? Un'altra gomma dietro, ok. Vedete che intanto rimangono lì accumulate le gomme rotte. E è un po' troppo semplicistico il fatto che comunque sto tizio qui mi dà la gomma, mi dà tutto il cerchio e tutti i cerchi sono uguali di tutte le macchine. Ma sto ovviamente cercando il pelo nell'uovo. Ok, abbiamo fatto, rifornimento adesso arriva, abbiamo gente dentro, ok. Sì, poi questo qua della casa è quello che mi piace di più, il fatto di mandare avanti il rullo in particolare, perché poi magari iniziate a diventare rapidissimi e... Salve, quanto faccio? Qua vedete che balla, perché praticamente la macchina è ancora accesa, dopodiché ve lo lascerà fare, ok.
Vediamo, vediamo. Ok, grazie, arrivederci. Ok. Chissà se poi potremo rifornire tutto. Poi adesso che abbiamo quasi finito, tireremo due somme, giusto per... Vedete che qua in alto a sinistra ci segnala che comunque è lurido l'ambiente qua. Quindi, allora, abbiamo gente qui. Salve, buongiorno. Sta guardando, bello il quadro, eh? Ok. Giusto. Bene, your lifesaver. Macchine, niente. La più tediosa è il meccanico. Devo dire che... Buon salve. Allora, ok, arrivederci. Il tizio lì è entrato a comprare. C'è più nessuno, manca poco ormai, mancano $30 e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Quindi qua vedete che ci sono un sacco di cose. E adesso che abbiamo poi concluso, andiamo a vedere un attimino quelli che sono i menu interni. È andato in bagno, ok. New email... Però non mi interessa, nessuna auto. Salve, salve. C'è nessuno? Non ho bisogno di nessuno qua? Ah, ok. Lei col cappello di paglia. Va bene. Va bene. Posso? Ho tolto i piedi dalla pedana? Perfetto. Ok, iniziamo con il cofano, eliminando le righe. Io dico magari funzionasse così bene. Allora, gomma dietro e basta, credo. Quindi prendo la gomma, sostituisco. Dovremmo avercela fatta adesso, dovremmo essere a posto. Gomma completa. Perfetto. E mi paga e abbiamo finito. Abbiamo gente lì sopra? 18, mannaggia, mancano $12 ancora. Quindi ancora una venditina, dai. Un pieno di benzina, magari. E qua poi vedo anche altre cose, altre pompe, ma... Comunque il fatto che ci sia presente il pennello poi nella versione finale mi fa ben sperare. Adesso faccio questo pieno qui, questa benzina qui, e poi possiamo... andare ad analizzare un pochino il gioco. Allora, mancano 3 minuti, ma dovremmo aver battuto il record di vendita, sì, del nostro cugino. E quindi qui abbiamo finito. Sono le 2 di notte, insomma. La demo l'abbiamo completata, insomma, e ringrazio Drago Entertainment. Premo invio per continuare, perché sennò c'è un sondaggio che comunque ho già compilato. Da dire, allora, questa è la gestione. Le email che ci insegnano a giocare, i tools che possiamo acquistare, al momento c'è la scopa, poi c'è il badile, il tablet, quindi chissà il tablet cosa serve, la camera, che questa vabbè credo sia una cosa in più, il pennello, quindi qui è tutto. Poi home ci dà quanto abbiamo guadagnato a livello di entrate nelle varie attività. Abbiamo il tab esterno, la banca, il workshop, questo non vedo cosa c'è scritto, e poi la mobilia, quindi insomma abbiamo di cose da fare, da gestire. Dipenderà poi in che modo. Ovviamente se avrò la possibilità di provare il titolo, vedete che qua è chiuso, il titolo completo ve lo farò vedere e lo valuteremo insieme. Eccolo là, il campo da basket, facciamo come ultima cosa. Perché, allora, se è un gioco che vi dà comunque una possibilità di intrattenere per un po' e non stufa dopo 2 minuti, sarebbe un gran gioco. Vedete che qua scegliete la percentuale con cui tenere il... Ah, posso attivare qua, ok. Vedete che qua vado 60... No, ok, dai, dai, buono, buono. Mi scala $5 ogni volta. 60, facciamo un 70. No. E in sintesi, qua potete fare soldi facili, potrebbe essere un pericolo per chi magari
non ha, cioè prende poi dimestichezza con il col sistema di comandi, insomma non è il massimo della vita. Facciamone ancora una, giusto per non bruciare tutti i soldi. No, vabbè, insomma, qua abbiamo un'area di ristoro dove mangiare, veramente c'è pure questa. Non credo ci sia altro da dire, nel senso che adesso sono le 4 di notte, il gioco può continuare. Ho visto un tizio volare via. Il gioco può continuare fino all'esaurimento delle scorte che abbiamo in negozio, quindi non ha senso andare avanti adesso. Questo era Gas Station Simulator. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.